secoli fa. Con un po' di fantasia vediamo già la prateria e gli indiani che stanno laggiù assieme al topo tribù. Con un tocco di magia lasciamo questa prateria. Per le Antille un bel mare blu, dai forza, vieni anche tu. Lo stregone è qui con noi e salutarlo adesso puoi. Ma un ciclone ci investe, poi svegliarti adesso tu vuoi. Riscopriamo le Americhe, le Americhe, le Americhe. Percorriamo le Americhe con le passate civiltà. Eccoci a Palos nel mese di maggio del 1492. Nell'aprile di quell'anno, Cristoforo Colombo aveva sottoscritto a Santa Fe un documento con il quale i sovrani di Spagna si impegnavano a concedere al nostro navigatore tutti i privilegi da lui richiesti nel caso in cui la sua spedizione per scoprire una via navigabile per le Indie occidentali avesse avuto successo. Proclama reale, per ordine delle loro illustrissime maestà cattoliche, la regina Isabella ed il re Ferdinando, viene imposto agli abitanti della città di Palos di fornire ed armare due delle loro navi entro il termine di 10 giorni e di metterle a disposizione del signor Colombo qui presente. Ripeto, entro il termine massimo di 10 giorni. Vedi, la mia nave richiede almeno 3 mesi di riparazioni. Provate a tornare quando potrà prendere il largo, non prima. Volete requisire le mie navi? Oh, mio signore, è impossibile. Resteranno in Inghilterra ancora per delle settimane. Chi è avanti? Siamo qui per requisire le sue navi in nome di Sua Maestà. Volete requisire le mie navi, signori? Ma non c'è problema. Prendetele, prendetele, ve le regalo. Grazie. Che disastro. Bisognerà lavorare giorno e notte per rendere navigabile questa vecchia bagnarola. Vediamo un po' l'altra. Oh, peggio ancora. Benvenuto a bordo, signore. Oh, cielo! Signor Colombo, perché non ne parla con Fra Perez? È molto conosciuto e amato in questa regione. Non lo sapeva? Ci sono delle enormi ricchezze da conquistare. Inoltre ci sono molte anime da convertire per nostra madre chiesa. Cosa ne pensa, Pinson? Quindi, signor Colombo, lei crede che la terra dell'Oriente possa trovarsi così vicino all'Occidente? Ne parlerò a Vincente, mio fratello. Penso che di sicuro sarà d'accordo. Ammetto che questa avventura mi tenta molto. La Pinta e la Niña sono piccole ma robuste e terranno sicuramente la rotta. Quindi io prenderò il comando della prima e mio fratello della seconda. E poi siamo riusciti a convincere uno dei nostri amici baschi a cederci una delle sue navi per questa avventura. Si chiama la Marie Galante. Questa sì che è una vera nave. Urrà! Sì, capisco la vostra gioia, ma i nostri equipaggi non sono completi. Servono altri uomini. Se non sbaglio, ci sono orde di disoccupati in questa regione. Ma gli uomini sanno bene che c'è un tasso di mortalità altissimo in queste spedizioni. Quindi nemmeno i pendagli da forca vogliono parteciparvi. Trovarli sarà un compito molto difficile. Niente paura, risolverò io questo problema. Queste navi sono dirette a Sipango, paese dove i tetti delle case sono d'oro e dove c'è ricchezza per tutti. Ogni marinaio riceverà una razione giornaliera di 1 libbra di biscotti, 300 grammi di carne o pesce, olio, aceto, formaggio, legumi secchi e cipolle, delle vere cipolle. E inoltre riceverete anche del vino, ben 2 litri di vino al giorno, che Dio mi perdoni. Una proposta prestaggi, accetto. Sì, mi interessa. Sì, avete sentito bene, ho detto 2 litri di vino al giorno, e mi sarà anticipata una buona gratifica. Accetto anch'io, sì. E poi ci danno subito una gratifica. Accetto! Salve.
lo faccio sul serio, sono un uomo adesso, anch'io voglio partire. Su, avanti, mi scriva, voglio partire, ho detto. Ci andrò. Mio padre non vuole neanche sentirne parlare. Ma io ci voglio andare, voglio partire. Ti considera troppo giovane per questa avventura, è un lungo viaggio, sai, cerca di capire, ti assicuro che partirò ugualmente, vedrai. Le provviste imbarcate, calcolate per un anno, in caso di insuccesso, sarebbero state sufficienti fino al ritorno. Furono acquistate mercanzie grossolane di poco valore, adatte al commercio con i popoli selvaggi, perline di vetro, specchietti, berretti colorati. Per non farsi cogliere dalla stagione cattiva, Colombo passò da una lentezza esasperante ad una speditezza inaudita nei lavori, riuscendo a mettere a punto le tre caramelle in poco più di 2 mesi. Tra le varie modifiche apportate, la principale fu il sistema di velatura che da triangolare diventò quadrata. No, quegli uomini no! Si disse che l'equipaggio fosse formato da avazzi di galera. In verità, su 90 uomini imbarcati, soltanto 4 avevano pendenze con la giustizia. Il re, in cambio, aveva promesso loro la sospensione della pena. Il mio borsellino al ladro! Al ladro! Torna indietro! Dio gliene renderà merito. L'ho ripresa. Grazie, sei un ragazzo molto coraggioso. Così, cosa hanno fatto? Lasciateli in pace, non hanno fatto niente! In fondo non hanno l'aria di essere cattivi, poveracci. Sono degli ebrei, la Santa Inquisizione li perseguita. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Benvenuto a bordo, ammiraglio. Benvenuto, signor economo. Benvenuto, signor notaio. Signor cambusiere di bordo? Mm-hmm. Signor sovrintendente delle forniture? Benvenuto anche lei, signor addetto ai viveri. Mm-hmm. Benvenuto, signor interprete. C'è anche l'interprete? Beh, sì, pare che parli il greco, l'ebraico e l'arabo, le madri di tutte le lingue, insomma. Ecco il suo. Ora possiamo partire. Nel nome di Dio, issate le vele! Nel nome di Dio, issate le vele! Nel nome di Dio, issate le vele! Forza! Ecco le vele! Arrivederci! Ciao! Arrivederci, ciao, a presto! Ciao! Ciao, Pizzo! A presto! A presto! Arrivederci! Ci mancherete! Manteniamo la rotta sul 28° parallelo. Agli ordini, ammiraglio. Ammiraglio, abbiamo danni al timone. Dobbiamo fermarci in un porto per ripararlo. Avanti a dritta, facciamo tappa alle Canarie. Porgo i miei saluti, sono il governatore dell'isola. Dov'è il comandante? Le vostre navi sono entrate nel porto senza autorizzazione. Per cause di forza maggiore. Lo vede anche lei che quella nave è alla deriva, vero, governatore? Mi spiace, ma sono costretto a chiudervi in cella in attesa di ordini precisi di Sua Maestà. Siete pregati di seguirci. Un momento, che fate? Noi non le permetteremo di trattarci in questo modo. Cioè, volevo dire, avrei dovuto mettervi in prigione, ma visto che si tratta di un caso di forza maggiore, lascerò perdere. È sembrato di sentire un rumore sospetto. Ma ora devi spiegarmi come hai fatto a salire a bordo, piccolo. Parla. Volevo partecipare alla spedizione, ma nessuno me lo permetteva. Ma dimmi, ma come hai fatto a mangiare per tutto questo tempo, eh? Sarai riuscito a rubare del cibo mentre gli altri dormivano, ma ora hai finito tutto, non è vero?
Beh, ascolta, ti aiuteremo, ti daremo da mangiare. Informerò qualcuno degli uomini di cui ho piena fiducia. Potrai salire sul ponte di sera o di notte, però. L'ammiraglio non deve saperlo, d'accordo? È di pessimo umore ultimamente. Posso entrare? Sì? Ammiraglio, gli uomini sono nervosi, è diventato difficile comandarli. Ammiraglio! Ammiraglio, venga a vedere! Guardilo! Questo è un buon segno, amici miei. La Terra non può essere lontana. Terra! Terra! L'immaginazione a volte fa vedere quello che la mente si aspetta di vedere. Colombo aveva visto dell'erba che sembrava si fosse staccata da poco dalla terra. E invece era semplicemente un banco di alghe galleggianti. Si trovavano nel mare dei Sargassi. Secondo i suoi calcoli avremmo dovuto toccare la terra da molto tempo. Secondo me dobbiamo modificare la rotta e dirigerci a sud-sud-ovest. La terra è sicuramente lì. Lei come lo sa? Osservi il volo degli uccelli. È meglio lasciarci guidare da loro. Seguendo il suo consiglio, Colombo decise di non scoprire l'America, ma solo un'isoletta delle Bahamas. E questo è il suo destino. Come mai? Perché l'ha fatto? Ce lo spieghi, maestro. Oh, bisogna capirlo. Erano in viaggio da 2 mesi senza sapere dove fossero, senza alcun punto di riferimento. Quindi qualunque segno era il benvenuto. Ho l'impressione che avesse dei problemi con l'equipaggio. Oh, è poco ma sicuro. Sono stufo di quell'ammiraglio da strapazzo. Sì, anch'io. Non sa nemmeno dove è diretto. Ah, ci è imbarcato in una bella avventura. Nessuno di noi ritornerà vivo, questo è sicuro. Già, un'avventura verso la morte. Cosa aspettiamo? Impicchiamolo all'albero maestro? No, è meglio mettergli una pietra al collo e buttarlo in mare. Ma dopo dovremo fare i conti con quelli della Pinta e della Nigna. Sono ossi duri quelli. Sì, soprattutto quelli della Pinta. Ehi, guardatelo! Devo ringraziarvi, amici. Avete dimostrato tutti quanti una grande pazienza. La Terra è vicina ormai. È solo una questione di ore e il primo che l'ha vista riceverà una grossa ricompensa da parte della nostra regina. Attenzione, ragazzi, si avvicina un momento storico. Qual è il più grande desiderio di Colombo? Cosa si aspetta di vedere? Ehi, venite a vedere, venite, venite, svelti! Guardate! Presto, spiegate le vele! Spiegate le vele! Molto più avanti, questo avvistamento fu contestato da molti, in quanto fu un marinaio imbarcato sulla Pinta che gridò per primo: Terra! Terra! Evviva! Evviva! Che c'è? Avete avvistato la terra? Certo, ma non io. Uno dei miei uomini è stato. Porta al lavoro! Ora, coraggio! Insate le vele! Urrà! I miei complimenti, ammiraglio. Oh, ammiraglio! Sapevo che ce l'avrebbe fatta. Ora darà la ricompensa al mio uomo, vero? Quale ricompensa? Ma come? Quella da lei promessa al primo uomo che avesse avvistato la Terra. Ah, sì, ma sono stato io ad avere scorto i primi bagliori della Terra. Domandi a questi signori. Oh? La Terra era stata avvistata alle 2 di notte, ma l'equipaggio sbarcò all'alba. Quindi per almeno 3 ore Colombo poté immaginare di tutto, meno che la realtà. Si tratta certamente di una delle isole attorno a Sipango. Non era soltanto l'oscurità tra un tramonto e un'aurora a dileguarsi nel cielo. In quell'istante terminava una notte di 100.000 anni, durante la quale milioni di uomini avevano ignorato che sul medesimo globo esistevano altri milioni di uomini e che un continente enorme giaceva fra le sponde di 2 oceani ugualmente sconosciuti. Oh! Ehi! Oh! Quella era l'America. Ma per Colombo erano le Indie occidentali. Nessuno immaginava che lo sbarco fosse avvenuto su di un nuovo continente. Noi, Rodrigo de Scobedo, notaio reale, debitamente nominato dalle loro maestà cattoliche, dichiariamo in loro nome di prendere possesso di queste nuove terre a cui diamo il nome di San Salvador. Il gran numero di indiani che si trovavano là restarono stupefatti alla vista di quegli abiti e del chiarore della loro pelle.
Riuscite ad immaginare con quanta ingenuità si avvicinarono per toccare i loro visi e le strane cose che quegli sconosciuti portavano in dono? Interprete, domandi loro se conoscono Cipango, la città dai tetti d'oro. Hombre, ¿conoce usted la ciudad de Cipango? La ciudad que tiene habitaciones de plata. Hombre, qué parato balaca rocote desu. Credo che dica che la troveremo andando a sud. Gli domandi dell'oro, dove se ne trova? Parato moloco paloba rosude. Sì, a sud, dice che a sud c'è un re che possiede tantissimi vasi d'oro. Mi dica, buon uomo, verrebbe con noi sulle nostre navi? Lo chieda anche agli altri. Palotti, voglio l'olio putta! Dopo aver esplorato le Bahamas, Colombo si mise in viaggio diretto a quella che credeva fosse Cipango, mentre in realtà era Cuba. Qui incontrò degli indigeni che fumavano delle foglie d'erba essiccate. Questa sarà una delle scoperte che ci porterà dall'America. Sì, certo non fu una delle migliori. Fumare fa molto male alla salute dei polmoni, quindi voi cercate di evitarlo. Questa terra si chiamerà Hispaniola. In effetti ci troviamo ad Haiti o a Santo Domingo. Però questi indigeni non assomigliano per niente agli asiatici. Durante la vigilia di Natale l'equipaggio era allegro e festante e disattento, e la Santa Maria si schiantò contro una barriera corallina. Dovrà essere abbandonata lì e, poiché non c'era abbastanza spazio per tutti sulle navi, verrà fondata una colonia chiamata Villa de Navidad. La vostra vita qui sarà facile. Gli indigeni sono molto buoni, quindi non maltrattateli. Accumulate dell'oro e delle spezie. Riprenderemo insieme l'esplorazione di queste terre quando ritorneremo. Non si preoccupi, ammiraglio, me ne occuperò personalmente. Nel marzo del 1493, 224 giorni dopo la sua partenza, Cristoforo Colombo ritorna al porto di Palos. Ha scoperto un continente prestigioso. Non ha riportato oro, ma del mais, della manioca, del tabacco e degli indiani. Già, gli indiani! La gloria di Colombo si celebrò a Barcellona. Arrivarono a corte insieme a quegli strani personaggi che c'erano portati dietro come prova della verità. Gli indiani, che, silenziosi e smarriti, scoprirono a loro volta un mondo nuovo. Maestà, maestà. Una sedia, presto. Il nostro viaggio è stato lungo ed aspro, pieno di difficoltà di ogni genere. Comunque vi ho portato alcune spezie e doni da quelle terre. Sono solo delle piccole cose, ma ci sono alcuni vegetali che sembrano interessanti. E inoltre ho pensato bene di portare anche degli indiani. Ammiraglio, questo è il messaggio che le nostre maestà mi pregano di trasmetterle. Più comprendiamo la grandezza del vostro disegno, più misuriamo la scienza di cui ci ha dato prova e che nessun mortale avrebbe mai potuto supporre prima. Anche gli altri uomini sarebbero stati in grado di portare a termine tale impresa, non crede, ammiraglio? Signori, propongo un giochetto. Chi di voi è in grado di far stare in piedi quest'uovo? Ci provo io. Posso provare anch'io? Accidenti. Ecco fatto. Hey, ma così sono capaci tu? Pensavo. Facile, incredibile. Certo, è molto facile saper fare una cosa quando qualcun altro l'ha fatta prima di voi, non è d'accordo? Beh, cosa devo dire?
Sei mesi più tardi, una flotta parte da Cadice sotto il comando di Colombo. 17 caravelle, 1200 uomini, tra cui rappresentanti di ogni mestiere, e 20 cavalieri, pecore, sementi e utensili. Ci sono anche i suoi due fratelli e 6 monaci, tra cui Bernard Boyle. C'è anche il nostro giovane amico imbarcatosi come mozzo. Cosa dei cannibali? Dobbiamo punirli, li ridurremo in schiavitù! Incatenateli, portateli a bordo delle nostre navi! Ed eccoci di ritorno a Hispaniola. Ma dove sono i coloni? La Villa de Navidad dov'è? Mio Dio, che cosa può essere successo qui? Che cos'è successo? È semplice. Il sovrintendente e i suoi uomini si sono dimostrati troppo avidi, troppo crudeli. E infine i buoni indiani non hanno sopportato oltre i loro maltrattamenti. Ho deciso, fonderemo una colonia proprio qui. La chiameremo Isabella e visto che non c'è manodopera, lavoreremo noi stessi con le nostre mani. Cosa? Lavorare con le nostre mani? Ma lei è impazzita, io lavorare? Ma no, preferisco ritornare in Spagna, sì. Amici, queste terre ora vi appartengono. Io devo ripartire per dare nostre notizie alle loro maestà, ma ritornerò non appena possibile. Durante la mia assenza, i miei fratelli, Diego e Bartolomeo, si prenderanno cura di voi. Colombo tornò amareggiato per tutto quello che era successo nelle colonie e sbarcò in Spagna vestito da frate francescano. Dopo 2 anni di penitenza, Colombo poté finalmente ripartire per il suo terzo viaggio. A bordo con lui ci sono 300 volontari, tra cui 30 donne per popolare Isabella. Questa volta costeggia il Venezuela e poi si dirige a Hispaniola. Desidero tanto rivedere Isabella dopo tutto questo tempo. Sarà diventata sicuramente una colonia fiorente. Isabella non è più il luogo che aveva lasciato. Anzi, trova la gente indifferente al suo arrivo e i palazzi in rovina. Ma questo è il palazzo? Oh, fratello! Oh, Diego, che gioia! Caro fratello. Fratello. Bartolomeo, per l'amor di Dio, dimmi che è successo. Si rifiutano di obbedirci, non vogliono obbedire a dei genovesi. Non abbiamo alcuna autorità su di loro, non possiamo fare niente. Inoltre hanno maltrattato gli indiani, li hanno derubati dei loro gioielli. Danno la caccia alle loro e donne. Ci sono state le malattie. Che brutta faccenda. Che cosa dirò alle loro maestà adesso? Ci troviamo in una situazione molto difficile. Niente è facile a questo mondo. Hai le navi, portate loro gli schiavi. E così fece. Ma per mancanza di viveri per tutta quella gente, molti morirono durante il viaggio. Oh, ma insomma, cosa ha combinato quella specie di ammiraglio questa volta? Maestà, quali colpi hanno commessi quegli indiani per essere incatenati in questo modo? Ha ragione, che quei poveracci siano liberati e riportati a casa loro a Hispaniola. Convocate al mio palazzo Francisco de Bodabilla. Io la nomino governatore di Hispaniola al posto del viceré Colombo. Le ordino di condurre un'inchiesta con la massima severità e di comunicarmi al più presto un rapporto. Vada pure. Agli ordini, maestà. Il 24 agosto del 1500, Bodavilla arriva ad Hispaniola. La sua prima azione fu di mettere in prigione Diego e Bartolomeo. E Colombo dov'è, Cristoforo Colombo? Governatore, l'abbiamo arrestato! L'avete incatenato? No, nessuno qui oserebbe fare una cosa simile. Lo faccio io, datemi le catene, ci penso io. Qualcuno con lo stomaco di ferro e il cuore di ghiaccio si trova sempre. Pensate, fu il suo cuoco ad incatenarlo. Permettetemi di liberarvi da quelle catene, ammiraglio. No, preferisco tenerle. Cosa? Sono state messe per ordine dei sovrani. Le toglierò quando lo diranno. Il povero Colombo fu quindi sbarcato a Cadice incatenato. Fortunatamente un ordine della regina lo liberò e Isabella lo ricevette facendogli le sue scuse. Bodabilla aveva travalicato i suoi ordini. Il nostro amico non avrebbe più riavuto le sue cariche di viceré o governatore. Si ritirò in un convento francescano e cominciò un lungo periodo di penitenza. Povero Colombo, questo significa che non farà altre spedizioni. Oh no, nel 1502 partirà per la quarta e ultima volta. E questo sarà il più difficile dei suoi viaggi. Tifoni...
malattie, tradimenti, fame, ammutinamenti e rivolte. Anche le frecce degli indiani. Nulla gli sarà risparmiato. I miei capelli sono grigi, il mio corpo è esausto, non posso più viaggiare. Mi manca la terra di Spagna, ho bisogno di riposo. 2 anni dopo il suo ritorno, la regina Isabella morì. E 2 anni dopo ancora, anche Cristoforo Colombo morì. Quasi cieco, paralizzato e in miseria, abbandonato da tutti. Beh, diciamo quasi da tutti. Che peccato, ragazzi miei, che mi sia mancato il tempo. Abbiamo scoperto solo delle isole, ma Sipango non era lontana. Se solo avessi avuto il tempo. Non fu una bella fine per un grande esploratore che con la sua perseveranza ci ha aperto le porte di un grande continente. Ma lui purtroppo non lo seppe mai.